Buongiorno, sono Luca di The Information Lab. Oggi andremo a vedere una nuova funzionalità che è stata introdotta con la versione 2020.2 di TabloPrep, l'aggiornamento incrementale. Per far ciò apriamo un file Excel, il Superstore, da cui ho estratto gli anni 2010-2011. Trasciniamo la tabella ordini nell'area di lavoro. E come vedete è comparsa una nuova opzione che si chiama Impostazioni, in cui è possibile abilitare l'aggiornamento incrementale. Per far ciò bisogna indicare un campo che permetta a Tableau di individuare le nuove righe da aggiungere al nostro database esistente. Nel nostro caso scegliamo Order Date. Come potete vedere non è possibile continuare nella configurazione di questo step. Se inoltre io provo ad aggiungere uno step di pulizia, TabloPrep mi dà un errore dovuto al fatto che per poter configurare l'aggiornamento incrementale io devo aver prima inserito uno step di output. Infatti, se noi inseriamo uno step di output, a questo punto, come vedete, posso continuare nella configurazione aggiornamento incrementale. Scelgo l'output. E poi devo selezionare il campo che corrisponde a quello che ho indicato a Tableau per identificare le nuove righe da aggiungere al database precedentemente creato. In questo caso ha lo stesso nome, ma nel caso di flussi complessi potrebbe anche essere stato rinominato nel corso del flusso. Torno allo step di output, l'errore scompare e come vedete adesso ho due opzioni per l'aggiornamento, aggiornamento completo e l'aggiornamento incrementale. Per ciascuna di esse è possibile sia creare totalmente una nuova tabella, quindi se la tabella esiste già verrà eliminata, oppure aggiungere soltanto le nuove righe alla fine della tabella esistente. Perché ho queste due opzioni? Per esempio, nel caso dell'aggiornamento incrementale può essere che io abbia già lanciato il mio aggiornamento e quindi abbia già le righe relative al order date più recenti. Qualcuno mi comunica che sono stati fatti dei cambiamenti negli ultimi ordini aggiunti e quindi io devo nuovamente lanciare il flusso. Se io facessi un aggiornamento incrementale classico, chiaramente Tableau non vedrebbe nuove date e non mi aggiungerebbe nessuna riga. Allora gli devo chiedere di ricreare la tabella e di riprocessare quindi anche le righe che avevo già creato. La stessa cosa vale per l'aggiornamento completo. Ci potrebbero essere dei casi in cui è necessario non ricreare totalmente la tabella, ma soltanto aggiungere delle righe. Comunque, queste due opzioni come si eseguono? Si eseguono cliccando su questa freccetta dove io posso scegliere o di lanciare l'aggiornamento completo oppure l'aggiornamento incrementale. La stessa freccia la ritrovo anche nello step inserito nel flusso. Allora, quando io lancio per la prima volta il flusso, chiaramente se io lancio l'aggiornamento incrementale, adesso identifichiamo innanzitutto una cartella di output. Io voglio andare sul desktop, la mia cartella aggiornamento incrementale. Ok, questa è la cartella dove voglio salvare, però in realtà per riuscire a farvi vedere questo passaggio voglio salvare un file CSV. Quindi sfoglio nuovamente desktop, aggiornamento incrementale e lo chiamo output. Ok. A questo punto eseguo il flusso completo. Ecco, flusso è stato eseguito. Poi voglio creare un altro output 1. In questo caso invece eseguirò solamente l'aggiornamento incrementale. Dal momento che è la prima volta che il flusso è stato eseguito in tutti e due i casi, io mi aspetto di avere lo stesso numero di righe. Quindi andiamo ad aprire entrambi i file. Allora, nel primo file io ho 7280 righe, nel secondo file sempre 7280 righe. Questo per dire che la prima volta chiaramente è indifferente fare l'aggiornamento completo o incrementale. A questo punto invece, se io vado a cambiare la mia sorgente dati, vado a prendere il Superstore completo dove ho tutti gli anni dal 2010 fino al 2013.
Tableau Prep automaticamente mi va a sostituire la tabella ordini. A questo punto, se io lancio il mio aggiornamento incrementale, Tableau Prep aggiungerà solo le nuove righe relativamente al campo order date. Quindi mi dice che ha aggiunto 8.000 righe solamente. Se io invece avessi fatto l'aggiornamento completo, per esempio, chiamiamo in questo caso output2, mi aspetto che vada a creare un output che sia di 7280 più 8000 circa righe. Quindi lancio l'aggiornamento completo, stiamo attenti a questo. Come vedete, ha creato circa 16.000 righe. Con questo è tutto per il blog. Continuate a seguire sul sito di informationlab.it la sezione blog.